Buon day, benvenuti anche oggi in un nuovo video, perché ogni giorno esce un nuovo video, anche se questo sarà il penultimo video che uscirà, perché siamo a 23 e ho detto che avrei fatto video tutti i giorni fino a 24. Quindi questo è il mio ultimo video, mi sto fare un sacco di voti, ecco. Torniamo seri, lasciate già un bel mi piace, iscrivetevi al canale, mi raccomando, attivate la campanellina e se siete nuovi iscritti commentate con hashtag nuovo iscritto. Oggi sono qui per rispondere a delle domande a cui generalmente non rispondo, quindi ho deciso che a fine anno cercherò di essere più sincero possibile con voi. Vi ho chiesto su Instagram di farmi delle domande. Se non mi seguite, Giuseppe_Babbuto. Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi ho deciso di registrare video qua. Voi ditemi quanti youtuber registrano video in cucina. Sono io. Allora, iniziamo subito a rispondere alle vostre domande. Mary F. Officia mi chiede: hai mai visto un cinese entrare in farmacia? No, ragazzi, è vero. Non ho mai visto un cinese entrare in farmacia. Non mandano qualcun altro, oppure i cinesi non si ammalano mai. Canosseri, hai mai pensato di rifarti una parte del corpo? Se sì, quale? No, mi piaccio. Noemi, ti sei mai cagata addosso? Allora, vi racconterò questo aneddoto della mia vita. Quando ero piccolino, ero da un mio amico. E non so se lo sapete, però io ho un serio problema. Nel senso che se non sono a casa mia non riesco a fare la cacca. Il problema è che mi scappava davvero tanto. Però ero a casa di questo mio amico e non volevo farla perché mi sentivo a disagio. Cioè, vi immaginate, posso andare in bagno, poi ci passi tipo un quarto d'ora, poi magari ci deve andare lui, sente la puzza e dici no, no, non si può. È una cosa che non si può fare, è una cosa illegale fare la cacca a casa degli altri. Quindi ho pensato bene, siccome mi scappava un sacco, ho pensato bene di andare a casa di mia nonna, che abitava tipo a 5 minuti a piedi. Solo che nel tragitto, correndo, mi sono fatto la cacca addosso. Giù 8528, hai mai pensato di andare a vivere da solo? Sì, in realtà vivo da solo da 2 anni. Salvatorina, hai una ragazza oppure sei interessata a qualcuna? In realtà sì, io ho una ragazza e non ve l'ho mai detto, quindi ora vi farò apparire la foto. In realtà lo so solo io, lo so solo io, sono innamorato e lei penso non sappia neanche chi io sia, cioè non è che penso, no, non sa della mia esistenza, però giuro è la mia fidanzata. Lorenza mi chiede: amore o amicizia? Io preferisco l'amicizia, perché comunque gli amici, se sono amici veri, ci sono e ci saranno sempre. Anche se, vi dirò la verità, quelle poche volte che magari litigai con un amico o ho perso un amico, magari ci siamo persi di vista, ci ho sofferto molto di più di quando magari sono stato lasciato da una ragazza. Quindi è tipo un... cioè, capito? È una medaglia, tipo, capito? Cioè la... vabbè, avete capito. Sai twerkare? Ragazzi, io non so se ve l'ho mai detto, ma io sono il re del twerk. Adesso vi farò vedere. Ma poi vi svelo anche un'altra cosa. Noi youtuber, quando facciamo i video così sopra siamo, cioè capito, ci abbiamo una felpa. Voi pensate, in realtà poi sotto siamo vestiti coi pantaloncini. Allora adesso vi farò vedere come so twerkare. Sedia, culo all'infuori. In realtà sono un bugiardo, non so twerkare, non so far niente, sono inutile. Come fai ad avere delle labbra così belle? E non lo so. Hai mai fatto sboccia? Cosa vuol dire? Ragazzi, scrivetemi nei commenti la traduzione di sboccia, non so cosa sia. Come va con le ragazze? Bene. Hai paura che qualcuno si avvicini a te solo per il successo? Adesso lo chiediamo a un mio amico. Ciao. Ho una domanda da farti. Secondo te, le persone si avvicinano a me solo per il mio successo? Chiediamo l'opinione a qualcun altro, perché io non so rispondere. Non mi risponde. Non mi caga nessuno. Non mi caga nessuno. Sapere, intanto che aspettiamo la risposta, volete sapere una bella cosa? Io oggi volevo registrare un video con mia sorella. Sono a casa dei miei, sono venuto a trovarli e loro hanno pensato bene di andare a Milano oggi a vedere le bancarelle di Natale. Mi ha risposto: oh, ma qual è successo, zio? Non vedi che non ti caga nessuno? In effetti ha ragione. Poi rispondiamo alla prossima domanda. A che età la prima ragazza? Senza contare le fidanzatine, sai, quelle lì magari per gioco, cioè nel senso alle elementari, così, che si dice siamo fidanzati, ma in realtà non si sa nemmeno cosa voglia dire essere fidanzati. La mia prima ragazza seria con cui sono stato tanto tempo, che ci sono stato 8 mesi, l'ho avuta a 14 anni. Ti piace la pizza con l'ananas? Mi saluti, mi chiamo Asia. Ciao Asia! Ti svelerò un segreto, non ho mai mangiato la pizza con l'ananas. Bea, faresti una sorpresa a una tua fan andandola a trovare a casa sua? Ti adoro. Allora Bea, per chi mi segue da tanto tempo sa che ho già fatto una cosa del genere. Cioè, l'ho fatto varie volte senza registrare il video, semplicemente facevo una sorpresa, magari facevo una storia così
Tipo l'anno scorso per Natale sono andato a trovare una ragazza a casa, però non ho fatto un video, semplicemente perché mi andava di fare una sorpresa e volevo che quel momento fosse speciale per entrambi. Per una fan che non è abituata a stare davanti a una telecamera, volevo farle godere il momento, quindi non ho registrato il video. Poi 2 anni fa sono andato a trovare una ragazza per il suo compleanno, mi misi d'accordo con la mamma. L'ho fatto un po' di volte, però non lo so, è una cosa che sì, faccio perché mi piace fare, però ci tengo che quel momento sia bello e speciale, quindi non registro il video. Le domande sono finite, spero che il video vi sia piaciuto. Tra poco è Natale, quindi vi auguro un buon Natale. Mi raccomando, ricordatevi, bel mi piace, iscrizione al canale e condividete il video con tutte le persone che volete. Seguitemi su Instagram perché lì sarò attivo tutti i giorni. Noi ci vediamo domani con un altro video perché ogni giorno esce un nuovo video. E domani sarà l'ultimo. Purtroppo.